Che rappresenta un'identità, noi parliamo tanto di territorio, marchio, Abruzzo che sia, e quindi di conseguenza andiamo alla ricerca di quello che è anche un po' il nostro passato. Se non conosci il tuo passato, non puoi assolutamente pretendere di comprendere il presente e lavorare sul futuro. Sei d'accordo su questa espressione? Senz'altro, senz'altro. Vano delle scene e l'impegno, il lavorio, se non per costruire e alimentare l'avvenire. Più o meno sto parafrasando una citazione presente sul Teatro Massimo di Palermo, che in qualche modo enuncia anche l'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita. E quindi questo contatto che hai nominato per noi e per me è fondamentale, ma parte da un'esigenza personale, perché io, prima di tutto come persona, ho bisogno per il mio presente, per il mio futuro, di sapere da dove vengo, da dove arrivo. E quindi con la mia arte cerco di aiutarmi e condividere questa urgenza, perché credo che abbiamo bisogno un po' tutti di punti di riferimento sempre di più in questa società che possiamo dire un po' disorientata, un po' sbandata in questi tempi fragili, e quindi ripartire da delle storie, delle parole che ci identificano, però ci identificano raccontandoci una storia che non è confinata in un posto, ma per l'appunto parla di incontro, parla di contaminazione, perché nel dialetto non c'è solo l'Abruzzo, tu sai benissimo, è una lingua, non è solo un dialetto, ed è una lingua formata da vocaboli. Io adesso non sono linguista, ma so che linguisti in qualche modo convaliderebbero questa tesi. Sono parole che hanno delle accezioni, delle etimologie, dall'inglese al greco, al latino, al tedesco, lo spagnolo, quindi l'Abruzzo è una parola, è una parola per l'appunto. L'etimologia Abruzzo? L'Abruzzo dovrebbe arrivare da Aprutium, in qualche modo, terra dei pretuzzi, comunque legata a. È una parola compromessa nel tempo, che dovrebbe essere legata alle origini italiche dei popoli antichi che abitavano i territori dell'Abruzzo. Che quindi a un certo punto sono stati identificati così, Aprutium Abruzzi. Questa sarebbe più o meno detta L'etimologia proprio alla e la maniera derivazione. grezza, come solo io so fare, gli storici sarebbero molto più bravi di me a definirlo. E quindi da subito tu impronti la tua carriera su questa grande passione che hai per non solo l'arte, ma anche la passione appunto per tutto quello che l'Abruzzo traspira e respira Ma e si certo. fa amare. E com'è stato il tuo percorso, Marcello? Beh, io ho cominciato da sacerdote, leggendo e declamando le letture durante le messe da bambino. Lo dico sempre, Quindi questo di nome e di aneddoto. fatto. Sì, di nome e di fatto, insomma, in qualche modo la Chiesa mi ha battezzato anche artisticamente. Da piccolo amavo leggere questi testi, questi salmi, no? Che di solito leggono i fedeli presenti alla funzione, i bambini del catechismo, e io ero l'unico bambino che scalpitava per leggere questi testi. Per me era il momento che aveva più senso di tutta la funzione religiosa. E perché lì ho incontrato le prime soddisfazioni, i primi riscontri anche da parte del mio pubblico, che in quel tempo era rappresentato da mia nonna, che mi rimandava i complimenti della mia lettura, mi diceva: "Quando sei stata brava, no, brava, brava, brava". E quindi nasce da lì, L'orgoglio. e da questo piacere istintivo di leggermi ad alta voce le cose da solo, i libri, le storie. Stavo lì nella mia stanza, ho questo Poi ecco, ricordo. qual è il ricordo più vivo che hai nel tuo cuore a riguardo di questa parte di vita, no? Questo momento. In Da cui piccolo, già sì. il fatto che ci hai catapultato in una bella storia, perché sono quelle storie di paese
che fanno ritornare anche un po' la malinconia, perché le figure, insomma, del borgo, di un paese che rappresentava famiglia, amici, anche una condizione serena, una dimensione serena rispetto ai tempi che ci sono oggi. È Sì. Beh, difficile ritrovare quella vita lì, vero? La vita di paese. è tutto molto, molto cambiato, ci sono state delle trasformazioni pesantissime nel tempo, però io girando i paesi riscontro queste possibilità ancora a tutt'oggi, quindi ci sono queste dimensioni, sicuramente non quelle dei tempi che racconto con le leggende, le storie che porto avanti. E comunque io sono di Pescara. So che da quello che racconto sembro arrivare da un paese di montagna, le colline. In qualche modo è anche vero perché i miei nonni erano dell'entroterra, Castel di Sangro, Bussi da parte di Quindi hai padre. vissuto anche quella realtà, Quella dimensione l'ho certamente. vissuta, già solo tramite i miei nonni l'ho vissuta, però io sono nato, cresciuto e pasciuto a Pescara. In una Pescara diversa che poi sta ancora cambiando, che in qualche modo e aveva delle dimensioni di paese, di vita a misura d'uomo. Regi, abbiamo il trailer? Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vediamo subito, andiamo e scoviamo questa piccola perla di questo docufilm, vediamo gli attimi salienti e poi parliamo di questo tuo bellissimo lavoro, Marcello, che porti qui oggi a raccontarci. Può andare? Ok, vai. Sognare la libertà e non averla è una cosa brutta. Ottobre 1943. Lucenga, all'alba. Siamo sotto Pozzo Paiare, Pozzo Bagnaro, alle grotte. Abbiamo una riunione. Lì potevamo stare tranquilli, non ci vede nessuno. Abbiamo deciso di nascondere a Egg le armi che abbiamo rubato. Mo' salutiamo le famiglie e partiamo per la montagna. Andiamo ad incontrare gli altri, i partigiani. E ti dici che sta incazzato? Io avevo fregato tutta la caserma della milizia.
tutto, fucili, munizioni, tutto. E mo tocca a me Giuseppe Stella, fa la guardia dei fucili. Qua torna. Stanno silenzi. Noi stavamo chiacchierando. Sì, pur parlé. Pur parlé, perché è un continuo. Avete visto che presenza scenica, che bravura eccezionale. E soprattutto mi stava ricordando Marcello che questo docufilm ha partecipato ed è stato selezionato. Sì, è stato premiato. È stato proprio poi premiato. Premiato in questo Festival del Cinema Indipendente di Roma. Il nome per esteso in inglese non te lo dico perché la mia pronuncia è pessima, ve lo risparmio. Lo so, l'inglese con l'inglese non mastico bene. No, non sono un esperto linguista, io ammascico le lingue, un po' pure l'inglese, però che poi molti coamici abruzzesi giocano su questa cosa che l'abruzzese sia abbastanza internazionale, no? Sì. Arabeggiante a tratti, un po' francese. Esatto. Anche proprio. Un po' tedesco alle volte. Un po' di tutto, esattamente. Pescarese è un po' più arabo. volendo pure. Questa grande soddisfazione, siete stati premiati sì. Il 3, il 4 ottobre. E il 6 ottobre. Scusami, perdonami, non ne azzecco una. Con Marcello, fantastico. Detti tutti con lo scombussolamento iniziale non ne azzecco una. No, ma lo fai con molta, insomma, eleganza e... Ed è giusto, anche se non è giusto, quindi... Verrà presentato a Lanciano, questa meravigliosa... Vedi, oggi è per te tutto. Vai, fantastico, ragazzi. Perché? Ragazzi, ci siamo? Ah, okay. Parliamo? Così, oggi è così. Ma guarda, è dal lunedì che praticamente abbiamo visto le immagini complete, pensavo che fossero, certo. Insomma, invece sono macchie. E da lunedì che ci sono degli spiriti qui in studio che si divertono. Ah, ho capito. Sì. Ah, no, da venerdì a manipolare... è saltata la corrente. Tu ci credi alle energie? Sì, molto. Succede alle volte quando c'è qualcosa che non va. Siamo in studio pur parlare. Assai. E il nostro Marcello ci stava raccontando questa proiezione docufilm Oltre la memoria. Sì, sarà il 6 ottobre. Che sarà proiettata il 6 ottobre a Lanciano. Che la ricorrenza di questa data, precisamente il 5 e 6 ottobre, parliamo del 1943, una delle primissime rivolte armate partigiane, abruzzesi, ma anche del resto d'Italia, perché in qualche modo... L'Abruzzo è stata un po' un laboratorio di resistenza, quindi una vicenda che parla di Lanciano, ma è davvero di una potenza universale, una vicenda umana straordinaria, molto drammatica, quindi giovani che si organizzarono per opporsi alla occupazione nazifascista, all'oppressione nazifascista, e che diedero la vita per questi ideali di libertà e giustizia. Li abbiamo un po' dimenticati, secondo te, Marcello? Beh, dobbiamo rinfrescarci la memoria, non voglio dire che li abbiamo dimenticati, ma abbiamo veramente tanto bisogno di rinfrescarci la memoria e di andare oltre la memoria, come per l'appunto ci indica il titolo del docufilm, che ci tengo a precisare, io sono solo un tassello minimo di questa opera, perché dietro di me c'è un grande collettivo che da anni lavora, ricerca e studia per portare avanti questa storia, questa vicenda e questi valori in essa contenuti. Parliamo dell'associazione L'Altra Italia di Lanciano, che è un'associazione che da anni si impegna per i temi che riguardano la memoria e l'impegno civile. Gianna Di Donato è la presidente di questa realtà e poi il regista e sceneggiatore del docufilm Enzo Francesco Testa, che è anche coproduttore di questa
di questa avventura cinematografica, insieme a tanti, tanti altri, il cosceneggiatore Davide Torriero Pompa, e poi c'è un illustratore di cui abbiamo visto degli schizzi, perché Bellissimi, sì, stupendi, delle stupendi, tavolozze. assolutamente. Magari la regia li può rimettere appena possibile perché Sì, li voglio rivedere, sono veramente belli. un'opera abbastanza collettiva, Vieni da mista. un'estate bella carica, Marcello. Carichissima, eccoli. Quindi Qui tu stai io, recitando nel ruolo di... sì, io sono questa voce narrante unica che riporta tutta la vicenda come se l'avesse vissuta in prima persona, quindi è uno di quei partigiani. Però un partigiano fittizio, non rappresento nessuno In in particolare. particolare di quei veri partigiani coinvolti nella vicenda. Però racconto la storia come se l'avessi vissuta e da un altro tempo la stessi rivivendo per riportarla, per restituirla. Quindi mi sono avvicinato anche un po' al lancianese, parlando di dialetto, un po' di lavoro con l'ascolto, con la restituzione delle peculiarità fonetiche, linguistiche. Non è stato facile perché il lancianese è una lingua pure a sé, come tanti dialetti d'Abruzzo, e infatti i lancianesi hanno detto belle, belle, però si sente che non sei lancianese. Si sente che È sei perché lì pescarese. Lancia. bisogna stare molto attenti. Senti, un Lancia. detto, giusto per sentire qualcosa in lancianese? Oddio. Ti ho preso la sprovvista? Vabbè, Sì, pensaci, no, pensaci. l'angianese si suol dire, ma non è una cosa bella, i lancianesi non ne vanno fieri, però è un detto, si dice lancianese fria Christ, perché insomma era un modo, come dire, ironico di raccontare questa vicenda, questo miracolo dell'ostia che si è fatta carne, perché c'è il Certo. miracolo eucaristico di Lanciano, e quindi in maniera un po', insomma, all'abruzzese, come si usava a parlare delle altre genti, venivano chiamati così, Lancianesi fria Christ. Ripercorriamo ancora un po' quelle che sono state i tuoi inizi, i tuoi ricordi. Quindi stavamo parlando appunto del ricordo Sì. da giovane, bambino. Il tuo primo ricordo, oltre a quello che hai citato, che ti rimanda un po' a questa passione. Sì, Quello a cui in ricordo qualche è. modo si è depositato lì nel cuore, non lo togli più, che ne senti ancora anche il profumo. Beh, ricordo è l'imprinting che ho ricevuto dal teatro e lo devo a mio padre. Perché mio padre, per quanto possa attualmente essere lontano dalla dimensione teatrale, insomma, è sempre presente ai miei spettacoli, però è un professore di educazione fisica, attualmente in pensione. A un certo punto, penso verso i 30-40 anni, quando io ero un bambino, ebbe delle esperienze teatrali col teatro danza, con una compagnia di Pescara che metteva in scena delle opere danzate e interpretate gestualmente, più con i gesti e la danza che con le parole. E io mi ricordo una sera che andai a vederlo, e quindi mi ricordo l'impatto di questo teatro, di questa stanza buia e di questo papà personaggio che mi affascinò tantissimo. Stavano rappresentando il Don Chisciotte, e papà rappresentava, interpretava Don Chisciotte, e quindi per me fu una folgorazione. In quel momento mi innamorai del teatro, lo vidi in una. Cioè, era mio padre, ma non era mio padre, era più che mio padre ed era più che Don Chisciotte. Quindi, questo effetto che fa il teatro di portarti qui ed ora, ma anche al di là, allo stesso tempo. Questo è un ricordo anche molto affettivo. E lì, in qualche modo, posso dire forse di aver avuto veramente, come dire, il battesimo di fuoco per quella che è l'arte che amo dal profondo del mio cuore, che porto avanti per la vita e come lavoro. E mi ricordo l'odore del dietro le quinte, anche proprio questo effetto sconvolgente di questi personaggi che sulla scena sembravano
delle divinità. E poi vai dietro le quinte, li vedi sudati, struccati, tutti smunti, umani. Sfatti, umani, puzzolenti. Quindi profumo e puzza, questo contrasto, perché il teatro è contrasto, è conflitto, ci riporta i conflitti e ci propone di risolverli. Assolutamente, l'amore, la passione per il teatro penso derivi anche dal fatto che si possa associare alla vita stessa. Tutto avviene in quell'esatto momento, Iket Nunca è irripetibile. Il fascino del teatro sta lì, il gioco esatto. Sta lì. È la differenza del cinema, per quanto possa essere una pellicola coinvolgente che possa rimanere per sempre, però ha un altro tipo di battito. Com'è stata questa esperienza del docufilm? Come l'hai vissuta? Molto bene, io mi sento attirato da tutte e due le arti che si compenetrano, sono molto vicine, sono forse fratello e sorella e sono al tempo stesso molto diverse, come hai detto giustamente tu, perché il teatro è l'arte del presente, come afferma una grandissima regista francese, e il cinema è l'arte di tentare questa utopia di rendere eterno l'attimo, senz'altro sono tutte e due delle utopie e quindi tutte e due queste arti mi provocano delle grandi emozioni e mi sento, come dire, pronto, mi sento votato per entrambe e in entrambe riscontro degli entusiasmi, delle sensazioni diverse ma ugualmente profonde, con delle dinamiche che però... Le immagini sono bellissime, la fotografia è pazzesca. Sì, Enzo, c'è proprio bravissimo. Questo coinvolgimento diretto che arriva dritto nel cuore e ci fa ragionare, perché effettivamente ritorniamo al discorso di libertà, di alcuni valori. Loro hanno dato la loro vita per creare il nostro futuro. Sì, quindi bisogna onorare questi passaggi storici sempre di più. Una vita giovanissima, erano ragazzi. Ragazzi adolescenti. Sì, neanche maggiorenni in alcuni casi. Storie struggenti e che sì, ci fanno riflettere assai. Parli spesso anche con le classi, con le scuole, giusto? Sì, sì. Cosa dicono di come tu ti rapporti a loro e dei tuoi lavori e dei progetti che ci sono in atto? Perché tu vai a sensibilizzare portando la tradizione e la storia all'interno della stessa scuola. Sì. Io sono quando mi ricordo, quando ero piccola, non c'era questo, non c'era tutta questa attenzione verso la storia ad hoc, la storia del luogo, della sì, nostra identità. Sì. Beh, il territorio, la storia locale ha subito un momento di esilio, di dimenticanza, è stato un po' messo da parte per tanti motivi culturali, sociali, che adesso non stiamo qui ad approfondire, ma ecco, lì ci trilibardisce a Punta Terra, a cui insegno teatro. Beh, i bambini si stupiscono, sono stupore, quindi io cerco di approcciarmi a loro con lo stesso stupore quando gli riporto le storie che a me emozionano e i bambini avvertono questo. Se i bambini riconoscono in quella materia, in quel contenuto che tu gli stai trasmettendo, una verità, una reale emozione, una reale passione, loro ci sono e loro si appassionano a quella cosa. Quindi se dipende tanto anche da noi, da quanto siamo bravi a trasmettergli il vero valore, la vera preziosità di questi temi, e loro ci stanno, loro si gasano quando gli racconto una storia in dialetto abruzzese, la raccontano con me. Riscoprono a loro modo il dialetto, cercano nei nonni, nei genitori, rimangono a bocca aperta. L'altro giorno quando gli faccio sentire una canzone della tradizione orale di Castiglione Messer Marino, rimanevano così per 4 minuti ad ascoltarla e si entusiasmavano, quindi è una,
una possibilità concreta, reale. Non sei venuto da solo, hai indicato lì a terra, un motivo c'è, perché c'è il tuo compagno di viaggio. Sì. E ci fai entusiasmare in diretta? L'altra volta ci hai portato e deliziato allo stesso modo con la zampogna, e qui subentra la tua altra passione, Marcello, cioè quella della musica. Sì. E anche qui c'è ricerca e c'è tanto, perché rimanda proprio sempre a quel modus operandi di 50-60 anni fa, che adesso la nostra telecamera attenta sta cercando il tuo organetto, giusto? Sì, organetto. Giusto. Poi facciamo differenze. Organetto e fisarmonica, allora, sono due strumenti a mantice, però sono molto diversi poi nel loro funzionamento, nella loro meccanica, sono simili ma diversi. L'organetto è il fratellino, è diatonico, quindi ha una tonalità principale in cui suona. Questo è un organetto a 8 bassi, e poi c'è lo dubot, tipico abruzzese, ma anche tipico di tante altre regioni, tipico marchigiano, di altre regioni del centro-sud Italia, che è proprio l'organetto più arcaico, più popolare, a due bassi soli. Questo è un organetto a 8 bassi. Sentiamo qualcosa? Sì, un canto se vuoi. Sì, lo posso fare. Quella era la domanda che ti volevo fare, cioè, i bambini, qual è la storia che li appassiona di più, che gli piace di più, che gli racconti? La capra ferrata. E ce la devi raccontare adesso. Adesso o dopo? Allora, prima sogniamo, prima e sogniamo. Poi dopo ci sentiamo la favola. Ti faccio un canto della transumanza di Caramanico Abbiamo Terme. giusto un minuto e mezzo prima della pubblicità. Vabbè, dopo facciamo una versione ridotta, sfumiamo. Non lo so, la sfumi dopo, dove arriva. Non puoi dire a un artista di fermarsi. Dopo arriva. E questo ha un titolo, questo canto? La piacura sperdiuta, assomiglia al lamento della vedova Lumare Mai, però è una contaminazione particolare. E qui la ricerca fondamentale che tu fai ogni volta, sì, singolarmente, per ogni testo, sì, per ogni brano, e li inserisci all'interno anche dello spettacolo, sì, gli spettacoli che porti. Sì, cerco sempre di collegare, di unire musica, teatro, parole, gesti. La transumanza è il fenomeno che in qualche modo ha permesso appunto la trasmissione di questo. Se noi troviamo delle assonanze fra regione e regione, soprattutto le regioni del centro Italia o del centro sud Italia, appunto perché è stata la transumanza che portava. Una grande via di comunicazione, senz'altro. Scalpita vuole suonare? Beh, no, mi sono messo pronto, mi sono messo in bizze, perché questa non è un'ottima sedia per suonare l'organetto, e quindi mi devo mettere un po' fuori. Spiegaci, facci la traduzione prima del testo. La piacure sperdiute, sono una pecora dispersa. Marrita. Lucaccione, malassate, mo, vedi, a dirla non me la ricordo, perché la so cantare. Piacure sperdute, i caccini abbaiano, e i cani abbaiano, e per la fame che mo si arrabbia, Quindi sono scorci momenti di vita, sì, vissuta. Sì, molto vissuta. Ascoltiamoli. Ci sta una piacura sperduta e che caccina abbaie a per la fame che mo marrai, ce faccia abbaie la fiammare. Thank you.
Bravissimo, ma l'intensità di tutto, della voce, della sincronicità anche tra strumento, organetto e persona, cioè come se fosse un'unica cosa. Beh, sì, in qualche modo respiriamo insieme, perché ce l'ho sul petto intanto e poi siamo entrambi fatti d'aria, perché l'organetto suona, vibra con l'aria. Non sembra, ma per un attimo ho chiuso gli occhi e ho immaginato distese di verde con il gran sasso alle spalle e l'aria un po' fredda che ti immerge inevitabilmente in un contesto fatto proprio di immagini. Questo è il grande potere della musica e soprattutto complimenti, perché dietro c'è tantissimo lavoro. Noi adesso Grazie. Ci fermiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito con tanto altro ancora, non solo sulla tradizione, ma anche, non ve lo dico, sorpresa, pubblicità. Eccoci qui, catapultati nella tradizione della storia e nel nostro bellissimo Abruzzo con Marcello Sacerdote, che ci ha già deliziato di un brano bellissimo. Io avevo la pelle d'oca, grazie, veramente bello Marcello. E adesso però ci devi raccontare la favola o la fiaba? La fiaba della capra ferrata. Wow, già siamo entrati, no? Già siamo entrati nell'atmosfera giusta. È una fiaba, un racconto popolare che dovrebbe essere un po' di quelli spaventevoli, di quella paura pedagogica. Infatti mi piace tanto raccontare perché oggi questi ragazzi, questi bambini, li salvaguardiamo un po' troppo dalle cose spaventose, dagli elementi, secondo me, da quegli elementi. Un atteggiamento troppo protettivo. Troppo protettivo, perché la paura, i sentimenti negativi hanno un loro senso, hanno una loro pedagogia, e i nostri antichi lo sapevano perfettamente. E infatti ai bambini raccontavano storie di streghe, di lupi mannari, di sangue e anche di capre ferrate, che è meno spaventosa di quello che adesso sono curiosa, perché io non la conosco. È una fiaba popolare abbastanza diffusa che ho raccontato anche durante la prima pandemia di marzo. Dicevamo, che facevamo, che alcune dei massaggende, che stiamo tutti rinchiusi, vabbè, raccontiamo qualche storia, qualche fiaba. E i bambini a tutt'oggi mi vengono a dire che quel video se lo so consumato e continuo a sentirsela, quella capra ferrata che registrai all'epoca durante la pandemia. Insomma, la capra ferrata è quell'animale che arriva quando non si seguono i consigli di chi ci vuole bene. C'era una volta una mamma e un padre che tenevano un figlio, e un giorno gli dicettero: abbatelo fino a me, che non ce ne un momento allo mercato. Marco un man, na vissa lassa la porta di casa aperta, se no guai a te. Lubardisce, brava gente, che volevi dire? Sì, ma vuole sapere, mo, Lubardisce, o caco si scumbisce. Perciò a un certo punto su Lubardisce si stava a scumbisciare dalla pulita di pazzia. E beh, dai dove? A un certo punto non si è potuto mantenere. Acchiappata aperta la porta, zumbate fuori dalla casa e vai, trallallere, trallalla, a zumbriare di qua e di là. A un certo punto s'arcurdata la raccomandazione, aveva lasciato la porta di casa aperta, come ha tornato a rete.
però la porta l'artruvette chiusa. Andò a tuzzolà, mo quando si tuzzola di solito si fa toc e toc, ma all'Abruzzo si fa tup e tup. Allora facette tup e tup. Chi è? Gli rispose una voce dal re della porta. Sono padrone di casa. Apre la porta e fammi entrare. Vattene, io la capra ferrata, anche la bocca di ferro e la lingua di spada, e se niente ne ve, me te magni e niente rapa. Lo bardisce, San Baurito, ha cominciato a piangere. Oddio, come faccio, come faccio, come faccio? Perché passette da quelle parti, una vecchiarella, andesa a piangere sto bardisce, ha detto, che fate lo bardà? Mi ha entrato la capra ferrata dentro la casa, non le posso ricacciare. E quando mi dici se te la ricacci? Ti dico una cruvella di grana. La cruvella fosse un setaccione, no? E beh, va buona, va buona. Aite la vecchiarella, tuzzulata la porta, ha fatto pure essere tuppe, tuppe. Tuppe, tuppe. Brava, Manuel. Che è? Sono vecchietta. Tosta e furbetta. E apro la porta e fammi entrare. Vattene, io sono la capra ferrata, nella bocca di ferro e la lingua di spada, e se niente ne ve, me te magni in una rapa. Mannaggia la maiella, sono scappato lo vecchiarello per la paura. Allora lo bardisce a piagna, pensate, Manuela, che poteva chiamare? E quello, lo bardisce, chi teneva l'occhio, la campagna, che ci sta? Gli animali, le mani. Allora ha chiamato l'animale più grosso che teneva dentro la stalla. Chi è questo animale grosso? Grosso e cornuto. Lubov, Manuel, Lubov. Lubov, Lubov arrivata, ha tuzzulato, ha fatto. Tuppete, tuppete. Che è? Oh, Lubov, che le corna nuove. Apre la porta e fammi entrare. Vattene, io sono la capra ferrata, nella bocca di ferro e la lingua di spada, e se niente ne ve, me te magni in una rapa. E se pure il buo se è andato. Pure lo buco se ne è andato, se ne è scappato, se ne è baurito. Allora ha chiamato... Questa capra fa un po' paura, ve lo dico. Più del lupo, inquietante. Un po' inquietante, è vero, lo so. E allora, però, lo bardisce non si è dato per vinta, ha chiamato una trulemane, ha chiamato un animale spesso tacciato di essere un po' ignorante, ma niente lo vero, quello è più intelligente ancora, perché sa quando è tempo di imbuiarsi, di impuntare i piedi, ed è anche un po'... è anche un po' individualista, l'usumare, è un po' individualista, perché molto fa, intelligente, molto intelligente, individualista, che fa oh. E allora ha rovato l'usumare, ha tuzzulato la porta, ha fatto l'ha capita dopo tup e tup, e quella di chi è? Sono l'usumare. Che parla chiaro, apre la porta e fammi entrare. Vattene, io sono la capra ferrata, anche la bocca di ferro e la lingua di spada, e se niente ne vede, mi mangi in una rapa. Oh, sono scappato pure lo suo mare, Manuel. Ma quindi questa storia ci va alla fine tutta la fattoria e tutto il paese? No, manca solo un animale, okay. E poi si risolve, non ti preoccupare per i tempi televisivi. Oh, quasi finita, l'avevo detto, 4-5 minuti. Oh. Chiamo un animale importantissimo per la spero tradizione. Spero che lì si risolva la questione. Dopo di questo si risolve. Ah, ok. Dopo di questo si risolve, un animale fondamentale che a gennaio diventa protagonista delle tradizioni di Sant'Antonio. Il maialino. Lo porco. Ha chiamato lo porco, ha trovato lo porco e ha tuzzulato la porta, ha fatto pure esse. Come ha fatto, Manuele? Tuppete, tuppete. Non mi bussi più. Tuppete, tuppete, ha fatto. Non da ridere. Che è? A posto. Solo porco. Che le mosse torto. Apra la porta. Un po' francese. E fammi entrare. Un po' francese. Un po' francese, porco.
Devo famo la capra ferrata, si imparate. Oddio. Sono la capra ferrata. Hai un'altra chance, dopo lo fai con me. Che la bocca di ferro, la lingua di spada, e se niente ne ve, mette magna e ne rapa. Sono scappato pure E Luporchi. certo. Disperatissimo Lubardascio a questo punto, disperato, ma non è Non disperato, c'è diceva nulla più a chi piangere. chiede. La disperazione, piangeva, come sai pure tu la disperazione, sai piangere pure tu, Oddio, addio, come povero faceva. Bardascia. Guarda, guarda che recitazione, guarda, interpretazione, espressività. Allora, addio, come faccio, mentre piangeva. Io sto a pensare alla faccia di Bollettini in regia. Però vedi, si stanno, Che hanno trovato quello. Eh sì, hanno un bello, porcitello, ecco. Ma quella guarda, guarda, guarda. sono io che piango. E quella a sinistra, quella a sinistra, sì. Sì. Vedi, è preciso, guarda che reattività. Insomma, mentre che stava a piangere, disperatissimo, perché è nel massimo della E disperazione che certe certo. volte arrivano le cose che ci vogliono, Ah, ha quando sentito, raschi proprio il fondo, no? è lì che ci dobbiamo trovare, faccio per terra. Ha sentita a cinguettare, cip e cip, erano uccelletti. È arrivato un uccelletto e ha detto, cip e cip, che fate Lubardà? Mi ha entrato la capra ferrata dentro la casa, nelle pozze a ricacciare. E cip, non ti preoccupare, mo ci pensi. Manuel, ma Non che ce ci l'ha volevi fatta il pensare? bue, non ce Ce l'ha l'ha fatta fatta il l'usumare, ce l'ha maiale. fatta l'uporchette, che ci vuole cicli, quello che è un uccelletto. No, Certo. però ha detto, va bene, tante, abbiamo fatto 30, ma ce ne Ormai. La 31. Vabbè, hai i fattoria è tuoi finita. Diamo gli sta uccelletti. chance. Hai i tuoi uccelletti. Tup. Chi è? Guarda, bello pure così la capra Posso ferrata. fare effetto un po'? Puoi fare. Vai, vai. Chi è? So. Sono cillette. Sono brave cillette. E la capra ferrata risponde? Sono Sono la la capra capra ferrata. ferrata. Nella bocca di ferro. E la Lingua lingua di di spada. spade. E se niente Niente ne ne ve. Mette magna e ve. Come una rapa. rapa. E l'uccelletto però non si impaurò. Ha risposte? Che le uccellette, io sono brave uccellette e con su beccucce fine ti roppe la testolina. Vedi? Alla capra ferrata l'ha fatto. Mamma mia! Ha aperto la porta e se n'è scappato. E l'uccelletta Lubardascia ha detto, mo, Marco Mann, non fa più lui cattivo, se no la capra ferrata non te l'arcaccia più. E gli ha detto pure, hai capito? Caro Bardascio e cara brava gente, non bisogna essere per forza grandi per avere un grande coraggio. Che meraviglia! Grande, che bello! Che bello! Io mi emoziono, poi ritorno bambina quando è così. Bravo, Abbiamo pazziato un po', è stato. bravo, bravo, guarda, adesso ti faccio un regalo. Wow. Però dobbiamo fare un gioco. Sì. Dobbiamo bussare la porta insieme. Certo. Perché adesso ti presento e apriamo la porta. A una persona dovrebbe fare lei tuppete, però io non lo so se ha sentito la storia della Ah, capra ok. ferrata, però noi facciamo Tuppe, tuppete, tuppe. tuppe. Chi è? C'è dall'altra parte la signora Manuela Gallier? Ciao Manu. Eccola! Ciao. Ciao! Alla faccia dell'inadeguatezza, questa è stata una premessa bellissima per il nostro argomento, Manu. Scusa l'attesa, ma era doverosa a questo punto, perché noi parleremo con la nostra Manuela, perché noi con la rubrica di Manuela Gallier impariamo a vivere con l'accento. Ed è l'essenza, insomma, di quello che tu ci hai appena raccontato con questa fiaba. Vero, Manu? Si può Sì, ricollegare in qualche modo? assolutamente sì. Io sono qui oggi a parlarvi dell'inadeguatezza e quindi della sicurezza di sé. Evidentemente l'uccellino ne aveva tanta di sicurezza di sé. Cos'è l'inadeguatezza esattamente, Manuela? Allora, l'inadeguatezza è un'emozione che noi proviamo quando, ecco, se non pensiamo di non essere all'altezza. Oppure pensiamo di non meritare le cose, che più o meno, insomma, siamo lì. L'inadeguatezza è quella cosa che ti stringe un po' il plesso solare quando ti trovi in una situazione che non sai gestire, oppure pensi di non essere all'altezza di quella situazione, pensi di non essere all'altezza di quella relazione, quindi quella persona, quindi relazione sia.
nel campo tra uomo e donna, ma anche e soprattutto tra amici, nel lavoro. Insomma, le situazioni sono molte. E la sensazione di non meritare di essere lì. Sono troppo poco per essere lì, per gestire quella situazione, per fare quella cosa. E che cosa ci porta l'inadeguatezza? Una cosa molto bella, cioè innanzitutto capire che dobbiamo lavorare su noi stessi e dobbiamo amarci per come siamo, ma soprattutto capire che probabilmente non è il posto giusto dove siamo. Quindi un po' possiamo lavorarci su e un po' dobbiamo vedere effettivamente le persone che ci sono a fianco, la situazione che stiamo vivendo, se effettivamente ci risuona e dobbiamo continuare. La relazione con una persona, con gli amici, quel lavoro, una situazione particolare che viviamo, diciamo che ci porta a capire, ecco, se fa per noi o meno. Mi ero distratta un attimo, avete fatto tana. Allora, stavo parlando con la regia perché volevo fare una sorpresa a Marcello. Secondo te, Marcello, chi è che incarna più di tutti l'inadeguatezza nel mondo dei cartoni animati? Visto che abbiamo parlato di favole, fiabe, bambini. Nel mondo dei Un cartoni aiutino. animati, beh, Un aiuti, dategli un mi viene in mente aiutino. Willy il Coyote. No, No, però ritorniamo al disco. è vero pure. Oh, mi è Beh, venuto lui. Ci effettivamente sta un pochettino pure. però lui ci crede. Cioè, Willy Coyote ci crede. Sì, è Non molto. disperatissimo, però ci È la crede. È disperazione più vero, non si grande. sente inadeguato, è vero. È È l'ostinazione. ostinato, è vero, un po' sfigato solo, non è inadeguato. Sono piccolo. Calimero? Vai, regia. Calimero? Mi hanno dato un suggerimento alla regia. Calimero, il pulcino nero. Sono proprio contenta. Uno, due, tre, quattro, quattro. E il Meraviglioso. quinto dove seo? Ma armistovo, Un altro passo, esempio embrio, comunque, decobatura, un ciò. altro passo. Ehi, dove andai così de Siamo stati corsa? fortunati. Spetene! Mamma mia, che buio. Mamma, mamma, dove sei? Mamma, mammina. Ma che roba? Mamma, mammina. Ciao, sei tu la mia mammina? Come? Oh, cara la mia mamma. Cara, cara. Ma, piccolo, io non sono la tua mamma. Io lo guarderei Mamma. per ore. A me mi si spezza il cuore. Ma come si fa? Marcello è impazzito? Grande Sì, Calimero. perché a parte i cartoni animati di una volta meravigliosi, stupendi, pieni di significato, diciamo che la storia di Calimero ti fa capire che la sensazione di inadeguatezza arriva perché lui non si vedeva come gli altri, ma è, cioè, a parte che era come gli altri perché era capitato nella fuliggine e quindi diciamo che partiva da dentro di lui, il fatto di sentirsi diverso, il fatto di sentirsi non conforme agli altri. Quindi spesso la sensazione di inadeguatezza viene anche dall'essere, diciamo, un po' particolari, ci piacciono delle cose diverse. Ci piace fare delle cose diverse, ci piacciono, che ne so, abbiamo delle passioni, oppure abbiamo semplicemente dei lati del carattere completamente diversi dagli altri e questo ci crea inadeguatezza. Non consideriamo il fatto che probabilmente dovremmo affiancarci, a persone diverse, a situazioni diverse, quindi cercare chi è in risonanza con noi, invece di spingerci per forza a volerci far accettare in un posto che non è il nostro, ecco. Diciamo che per arrivare a fare questo bisogna fare un lavoro di crescita personale
per amarci, accettarci per quello che siamo, riconoscere i nostri talenti, le nostre peculiarità e considerarle dei pregi, non dei difetti. Ok, esatto, sì, questa immagine è molto, esaustiva, bella, cioè è molto esplicativa. Pensiamo di essere sbagliati noi, invece siamo semplicemente diversi e quindi dobbiamo amarci, accettarci e cambiare le situazioni a cui veniamo a contatto. Se adesso io esco... Scusami, ti ho interrotto, dici, finisci a dire, poi ti faccio la domanda. Vado con la domanda. Secondo voi l'inadeguatezza, la faccio sia a te che a Marcello, secondo voi l'inadeguatezza è più il prodotto dei tempi contemporanei o c'è sempre stata? Allora, secondo me di base c'è sempre stata. Una donna che si sente inferiore a un uomo in una relazione o il contrario rispetto a degli amici, perché un po' da sempre. Adesso se ne parla di più. Adesso si comprende di più, ci si fanno più domande, si hanno più conoscenze. Il mondo di internet e dei social ci porta ad avere delle spiegazioni che prima non avevamo, perché prima facevamo una vita completamente diversa. Se parliamo di 50-60 anni fa non c'era nemmeno, cioè c'era il telefono ma non c'era lo smartphone. Le comunicazioni, le conoscenze sono molto... sono aumentate adesso, quindi adesso noi è un fenomeno che riconosciamo, che possiamo curare, sistemare e diventare persone diverse. Prima c'era in maniera magari minore, perché appunto non essendoci vetrina, non essendoci tutte queste possibilità di interazione, di connessione, di guardare gli altri, e allora... un po' meno. Mi metto nei panni, soprattutto leggendo spesso e volentieri cronaca e attualità, il problema numero uno oggi adesso è il confronto. Sì. Se noi basiamo la nostra vita sul like, su un selfie, insegniamo ai nostri figli a vivere con lo smartphone, io non voglio giudicare nessuno, che sia ben chiaro, però parlavamo poco fa durante la pausa io e Marcello, che il passaggio è proprio questo, cioè io penso che tutto questo si vada ad amplificare in qualche modo, e poi dopo mi dici come la pensi tu Marcello, perché fondamentalmente facciamo tutto lì, facciamo convergere tutto lì, poi se già è una situazione, una condizione di base che abbiamo, no? Un pacchetto incluso, un po' ce l'abbiamo tutti, certo. È come un po' il narcisismo, però lo andiamo a amplificare. Amplificandolo, focalizziamo l'importanza solo lì, insegniamo le ragazze e i ragazzi oggi a essere e puntare solo sull'immagine e non sull'essenza, e quindi inizia a essere difficile, e poi sappiamo benissimo tutti i risvolti sociologici, anche un po' delle difficoltà soprattutto che hanno gli adolescenti. Tu che lavori con i bambini e vivi i bambini, insegni i bambini, cosa percepisci, Marcello? Volevo rispondere, intanto mi sento inadeguato a rispondere a questa domanda. No. Penso che sia una sensazione, adesso non sono uno specialista, però penso che sia una sensazione un po' che ci accompagna dall'inizio dei tempi, dall'inizio delle nostre relazioni con gli altri. E col mondo, e che, come dici giustamente tu, infatti mi sento in accordo, la società un po' tende ad amplificare per le dinamiche che ha scelto di vivere, per la sua virtualità, per la sua competitività portata all'estremo, per questi filtri, queste forme, questo conformismo sempre più sfaccettato, bisogna sempre riconoscersi, assomigliare a qualcosa o a qualcuno, a dei canoni che inevitabilmente non riusciamo a raggiungere, e che quindi c'è sempre questa frustrazione ed è sempre maggiore, perché ci facciamo sempre meno i conti, sappiamo invece sempre meno purtroppo
credo andare in profondità, ecco, riconoscere i valori autentici, riconoscere le diversità, e questo in qualche modo è la materia del teatro, la materia di cui mi occupo, e la materia che mi ha salvato la vita, perché io veramente penso di essere stato il primo inadeguato, di essermi sentito io principalmente inadeguato, e il teatro invece mi ha accolto, perché è un'arte che ci fa sentire tutti giusti nell'essere sbagliati, tra virgolette, nell'essere imperfetti, perfettamente imperfetti, nell'essere quello che siamo, che è una qualità. E il teatro aiuta a fare questo, e quindi cerco di inserire questo pensiero, soprattutto quando lavoro con i bambini. Manuela, è proprio questa, no? La teoria e la pratica. Il risultato di dover trasformare sempre il caos in ordine, o nel caos troviamo l'ordine stesso, quindi farci assolutamente consapevoli del fatto che attraverso la rabbia, come abbiamo visto l'altra volta, Sì. e adesso l'inadeguatezza, qualcosa di bello nasce sempre. Sì, certo. Tu pensa, mi riattacco al discorso che faceva Marcello, questi bimbi che lui, a cui lui insegna queste cose, che sono meravigliose, quindi questi bimbi che possono riscoprire i loro talenti nascosti, le loro doti naturali, imparare a parlare in pubblico, imparare a intersecarsi fra di loro, sono cose bellissime. Oltretutto che i bimbi da piccoli non hanno questa, cioè non vedono la diversità. Io lo vedo con i miei figli, io ho dei figli veramente piccoli, 3 anni, 4 anni e mezzo, e loro, un bimbo diverso che ha qualche deficit o una persona che ha una faccia gonfia dal mal di denti che è oscena e mi è capitato, loro questa differenza, per loro sei tu a prescindere e non Vero. riconoscono questa diversità. Siamo poi noi che riusciamo a dirgli questo è così, questo è così, questo è colà. I bambini sono molto, molto meno, come si dice, incanalati di noi. Vedo queste immagini meravigliose che io ho un cartone animato che io adoro, che è il Mago di Oz, io prendo sempre spunto Bellissimo. per parlare dell'inadeguatezza perché mi ricordo dei personaggi che, per esempio, il leone andava dal Mago di Oz per chiedere il coraggio, lo spaventapasseri voleva un cervello, l'uomo di latta cerca un cuore e Dorothy cerca proprio casa. Questo cercare casa di Dorothy è in realtà il cercare se stessi. Chi sono io? Da dove vengo? Che cosa faccio? Cosa sono pronta a fare? In realtà, alla fine, i personaggi scoprono che il Mago di Oz è, diciamo, una specie di grande bluff e che in realtà loro, durante il percorso, durante il viaggio, per cercare e parlare con il Mago di Oz, che avrebbe dovuto, come si dice, esaudire i loro desideri, loro hanno maturato questi desideri. Quindi il leone era diventato coraggioso, l'uomo di latta, aveva un cuore, aveva scoperto un sentimento e lo spaventapasseri aveva cominciato a ragionare, a farlo camminare. Come si dice, il cervello, che è una cosa meravigliosa. Quindi in realtà l'inadeguatezza era soltanto una loro sensazione, perché di base loro avevano tutte queste caratteristiche che pensavano di non avere e di dover cercare. E credere più in se stessi, è questo il grande viaggio. E E poi è soprattutto sempre. fare quello dove scoprire il tuo talento e farlo, in modo che tu non sei inadeguato perché ti viene naturale. E tu ne sai qualcosa, Manuela. Vivere con l'accento, Manuela Gallier, che ti prende per mano, è un po' come una fata, una vera e Troppo propria fata. buona, troppo È buona. la verità, la verità. Ti punta lì la bacchetta magica e in qualche modo, visto che oggi siamo in un mondo veramente bello, fatato con voi, sono tornata bambina. Più che altro non bisogna mai dimenticarsi di esserlo, perché se tu preservi quella parte lì, te la porti sempre e ti aiuta a risolvere tanto della vita quotidiana. Fantastico.
fatta di tante cose che nei bambini non c'è, e poi dopo purtroppo quando diventi adulto appunto vai a uccidere quella parte del bimbo che è in te, la vai ad addormentare, ho usato un verbo un po' brutto. E quindi in questo bellissimo mondo fantastico, grazie a te e Marcello, questa è la riflessione, che il viaggio più bello che si possa fare è appunto con se stessi, e trovare noi stessi sempre. Emanuela Gallier, che è una rivelatrice, manifestatrice della verità e di vivere con l'accento, lo fa tutti i giorni, quotidianamente, e come una fata viene lì con la bacchetta e ti dice: guarda Manu, stai sbagliando, metti il piede da quest'altra parte che forse ritroverai meglio te stessa. E quindi qualsiasi domanda voleste farle e comunque volete conoscerla, la potete trovare sulle pagine ufficiali. Vivere con l'accento, oppure il mio profilo Manuela Gallier, o il blog manuelagallier.it o lamanifestatrice.com. Io vorrei tanto che tu fossi qui adesso, perché ci sono veramente tanti, perché adesso ci saranno anche altre sorprese, e tu che sei una dolcezza, sai come ci stavi all'interno di questo contesto? Fisicamente, però noi ti abbiamo comunque abbiamo sentiamo la tua energia e ti ringrazio Manuela anche per questo intervento, e ci tengo a dirlo in diretta: grazie per la tua amicizia, la tua presenza, sei una persona unica, irripetibile, che dà forza e energia, e questo non è poco e non è scontato. Grazie per quello che fai. Vivere con l'accento. Grazie a tutti. Caro Marcello, noi ci licenziamo, ma prima dobbiamo scegliere fra un brano con il tuo amico organetto. Ma hai dato mai il nome al tuo organetto? No. Ci hai mai pensato? Non ci ho mai pensato. Vogliamo chiamare... Come lo chiamiamo? Come vogliamo chiamare? Vero. Addirittura, wow! A davvero. A davvero. Allora, facciamo così. Sì. Ci buttiamo su un brano perché già l'hai scelto. Sì, il racconto messaggio. Lo facciamo dopo. Rimani quindi? Rimani qui con noi? Ah, perché vi saluto quindi con questa cosa? Ma guarda, noi dovremmo andare quasi in pubblicità, oppure okay. Facciamo così. La pubblicità non la diamo, regia, vero? Facciamo un po' di pubblicità, ma non c'era qualcuno che mi doveva salutare? Ancora no! Allora facciamo il brano, poi andiamo in pubblicità, Marcello rimane qui e poi c'è la sorpresa e poi vediamo come continua. Cosa facciamo? Beh, saltarella? Brava. Ah! Una saltarella, la come saltarella. Si dice dalle nostre parti. In Abruzzo nelle Marche il saltarello è maschile, noi in Abruzzo rivendichiamo tutta la femminilità di questa suonata, la diciamo proprio al femminile, la saltarella. Tu li sei ballata la saltarella? La sei ballata? Che lo dici a fa? E allora, scusa, se la suono un pochettino... Guarda come sto già! Un pochettino ce la devi fare, se no... Non posso. Poi non puoi. Non posso. Se la fa, dai. Per contratto, vedi. Veramente? Sì, c'è scritto qui, guarda. Nella clausola? Sì. Ah, non si può ballare la saltarella. La saltarella, in diretta. Vabbè, come fa? Li suoniamo. Ballo da seduta. Bravo, col cuore. I'm gonna go to the hospital.
quando esce il sole, pizzicarella, pizzicarole, chiamami quando esce il sole, quando mamma te fa la messa, non le facciamo come fa essere, le baguette dello letto le facciamo tra ballà, le lenzuole e le coperte le facciamo cincica, dica la pista e tocchi la chiave, ce le facciamo non sai e cali, dica la chiave, tocchi la pista e ce le facciamo non ci tramisci, ai te, ai a me, venuto la mia, spaccato da te, me me le vuole caie, spaccato da me, le vuole caie, spaccato me le vuole caie, spaccato me le Grazie Marcello, grazie te, è stato difficile anche perché insomma dovevo, sì, certo. Poi stavo cercando di capire la regia cosa volesse fare, cosa facciamo regia? Pubblicità, che bello, Marcello rimani qui? Mi piacesse, sì dai, ma che ora è? Dai. Sono le 18:22, no. Puoi rimanere, dai, Marcello rimane con noi, no. Adesso abbiamo una sorpresa. Caro Marcello, abbiamo fatto un bellissimo viaggio, ci hai fatto compagnia per tutto il pomeriggio, ovviamente adesso ti congedo perché devi ritornare. Purtroppo i tuoi sì. Piccoli allievi ti aspettano, ma non solo, la tua grande prova anche, ricordiamo, no? La data importante è il 6 di ottobre, sì. La visione del tuo docufilm, Oltre la memoria, a Lanciano. Sì, come poi possono le persone informarsi al riguardo? Dai tutte le coordinate, dai tutte le info? Allora, intanto potrete su Facebook visitare la pagina di Cunta Terra, che è la mia realtà artistica, teatro, musica, cultura e arti popolari. Cunta Terra con la C, terra di racconti, su Facebook, il mio profilo Marcello Sacerdote, e per l'evento della proiezione l'evento Facebook Oltre la memoria, l'altra Italia, Lanciano. Grazie. Grazie e in bocca al lupo. Grazie e adesso io mi devo congedare, perché non so se è arrivato, ma sicuramente sì, perché starà lì a preparare. Regia, ce l'ho già in diretta? Ce l'abbiamo? Eccolo! Manu, io ti sto aspettando, qui l'ora della merenda è saltata, eh? Eh già, è diventata direttamente ora dell'aperitivo. Ora arrivo dell'aperitivo. Subito Fabio, arrivo subito, il nostro mastro gelatiere. Lui è pluripremiato, è un punto di riferimento dell'Italia per quanto riguarda la produzione artigianale del gelato. Attenzione, passaggio fondamentale, quindi prodotto come fatto un tempo, come una volta. Vogliamo lasciarci e congedarci con un saluto, sì, un aiuto, che, un augurio? Insomma, mi duole ancora di più andarmene, sapendo che vi aspetterà un fantastico gelato. Mi sacrificherò io per la tua parte. Che fatica, Emanuele. Mannaggia, io me ne vado con la fame. E a proposito di fame, come dicevano gli antichi, l'amore è forte, ma la fame le passa. Per la troppa fame, l'amore se lascia. E quindi io vi lascio perché tengo fame e riparto. Mi fai un ultimo stornellino? Mentre vado di là? Ah, proprio andando via? Andando così. Via, così me ne vado, ci licenziamo. Me ne vado. Penso che ma non dopo ci posso rientrare e tenere via la roba? Sì, 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 puoi fare tutto, ma non è che ce la rubiamo, ce la lasciamo. Faccio qua l'uscita teatrale dopo. Grazie Marcello Sacerdote. Troppa grazie a te, Emanuele. Grazie, Emanuele. E la capra ferrata? Manuel. E la bocca di ferro e la lingua di spada. Marcello Sacerdote, grazie. Grazie. Manu, forza Manu. Eccoci. Eccola, arrivata. Ci siamo. Hai fatto una super corsa. Allora. Benvenuto Fabio, bentornato nel nostro studio. Grazie di nuovo di avermi invitato. È con piacere, finalmente abbiamo una cucina, un piano di lavoro. Hai visto che ti ho combinato? Sì, siamo arrivati ormai però alla
ora dell'aperitivo, però noi comunque cerchiamo di fare in modo che possiamo dare delle idee, possiamo dare degli spunti grazie alla bravura del nostro Fabio Bracciotti, crème glacée, che viene sempre qui e ci porta non solo tanta dolcezza ma tante nozioni che possiamo applicare a tavola per una cena unica, per fare bellissime sorprese con i nostri amici, parenti e organizzare degli aperitivi, non si sa come parlare ormai, che poi adesso tra la saltarella e tutto, e i vari problemi tecnici di oggi, però lascio la parola a te, deliziaci il palato, ma soprattutto stuzzicaci un po' la creatività. Ok, dai, oggi ci divertiamo un po', proponiamo un'idea per da rifare a casa, dove utilizzeremo il gelato, che sarà il nostro protagonista, però insieme al gelato lo accompagniamo con della frutta, che verrà trasformata in una forma un po' inedita, e insieme anche del cioccolato. Quindi faremo un impiattamento, cosa che potrete riproporre a casa tranquillamente, e dovete seguire semplicemente alcuni dei passaggi che adesso andremo a fare insieme. I tempi sono stretti, qualche passaggio lo taglieremo, però lo spieghiamo tranquillamente. Partiamo dalla frutta. Abbiamo, come vedi vicino a te, il mango. Tra l'altro quello è mango italiano, mango che proviene dalla Sicilia, perché adesso noi abbiamo impiantato come italiani anche del mango in Sicilia, possiamo avere il nostro. E poi abbiamo la pesca, e quindi andremo a trasformarlo, io l'ho già preparato, sbucciato e tagliato, e con un robot da cucina, insieme a dello zucchero a velo e un pochino di pectina, andiamo a fare una gelée. Ok, quindi andiamo a cucinarlo. Una gelée? Gelée, esattamente, una cottura. È in pratica è una, diciamo, una forma che rimane un pochino più gommosa, perché c'è la pectina, che è un addensante, che è lo stesso che si mette anche nelle confetture, nelle marmellate. Perfetto, per dare quella consistenza, esatto. E quindi riusciamo poi a metterlo in uno stampo e tramite quello stampo a dargli una forma. Quindi trasformiamo la frutta a nostro piacere in questo che caso. Che bello! La ricetta come l'hai chiamata? E giocando a merenda. E noi abbiamo anche la grafica, cara regia, quindi mettiamo tutti gli ingredienti, perché questa è una composizione, giusto? È una composizione, è un impiattamento vero e proprio. Lo possiamo fare a casa? Certo, assolutamente. Fantastico. La cosa più vedo complicata. Già le donne pasticcere, gli uomini pasticceri felicissimi che il nostro Fabio ci dà qualche segreto, qualche trucco del mestiere. Certo, anche. Certo. La cosa più complicata potrebbe essere il gelato, ma quello venite da me, lo prendete. È facile. Ovvio, come minimo, okay. Assolutamente. Procediamo. Beh, perché il tempo... Procediamo che il tempo è ristrettissimo. Non quindi... sei mai fortunato col timing, sì, tu quando vieni da me. Fortuna sono strutturato, però. Allora, prendiamo la frutta che abbiamo già tagliato, quindi in questo caso stiamo prendendo il mango, e dopodiché versiamo lo zucchero a velo, è preferibile in questo caso perché scioglie più facilmente, e adesso non abbiamo la bilancia, quindi andiamo, mi metto di qua, allora io non voglio essere con la bilancia umana, che è quella delle gelatiere, dovrebbero... facciamo così, io ci spostiamo. Ok, così manteniamo dovrebbero la essere all'incirca, siamo tutti in sicurezza, 3 però... grammi di pectina, 3/4, non 30 di grammi, 3 30. Ah, facciamo okay. No, ipersolida, diventa una, dopodiché la mettiamo palla di gomma a scaldare fino per 5 minuti circa a 50 gradi, non andiamo oltre, altrimenti andiamo a sciupare troppo anche l'aroma, la proprietà organolettica della frutta. Senti, allora tu qui hai una strumentazione particolare. Metti caso che io a casa non dovessi avere... Lo possiamo fare anche in padella, non è un problema. Ovviamente dobbiamo avere un termometro per vedere, insomma, com'è la temperatura della frutta, perché sul fuoco è più difficile andare su basse temperature. Quindi dovremmo farlo o a bagnomaria come discorso, però sai, è un po' più complesso, quindi avere un robot classico che scalda la cucina, ce l'hanno un po' tutti a casa fondamentalmente, è un po' più semplice, o altrimenti bene, l'opzione potrebbe essere anche un microonde, ecco, che diventa leggermente più facile da gestire andando a colpi di secondi, 10 secondi alla volta, con sempre un termometro riusciamo, perché quella ha una potenza di fuoco in tutti, esatto, i sensi, quindi lì i tempi si restringono anche, quindi riusciamo a fare tutto in tempi molto molto più brevi. Gelée al mango con forma spirale, perché uscirà fuori questa forma spirale. Infatti ci
aiutiamo. Oh, che belli. Con degli stampi in silicone. Guarda, lì è il supporto del nostro bravissimo Guarda, Simone. Appoggiamo qui, così sì. Se vuole. L'importante è che la piastra non si accenda. No, ma tanto la piastra di induzione funziona solo per reazione magnetica, quindi è tranquillo. Dicevo, ci aiutiamo con degli stampi in silicone, in questo caso uno stampo a forma di spirale, queste le trovate facilmente su internet, si ordinano veramente, Amazon ti consegna in 24 ore. E in questo caso andremo a fare la nostra prima forma, che è questa forma di spirale, mentre lui va intanto... Ma si può sbirciare se alzi il coperchio? Assolutamente sì, adesso lui Simone riesce girando, a guardare un attimo, non so se ci arriva. Nella fessura. Non si vede niente, si vede poco, brava, adesso cerco di inclinare, eccola lì, sta girando, poi daremo un ultimo colpo in velocità per sminuzzare meglio la frutta. Come discorso, adesso sta scaldando, siamo intorno a quasi 50 gradi, ma ancora un paio di minuti. Un paio di minuti qui, intanto ci possiamo avvantaggiare per stare avanti con qualcosa, allora, Fabio? In realtà abbiamo tre passaggi da fare tutti qui, quindi abbiamo dei tempi un po' difficili, però lo stesso passaggio lo faremo... Sì, sì, ho dei superpoteri. Lo stesso passaggio lo faremo. Adesso tanto facciamo una simulazione, perché io sono per fortuna abbastanza bravo, me lo dico da solo, perché l'ho già preparato. Ah, allora quindi, vedi che adesso facciamo una cosa. Nulla. Sminuzziamo un po' meglio la frutta. Ma ti serve tutto qui? Ma una te la concedo, dai. Ok. Cos'è il cioccolato fondente? Quello è un fondente al 72%. Mm. Okay. Adoro. Quindi abbiamo sminuzzato. Ho bisogno di energie, perché oggi ne sono andate via tante. Olè. Che facciamo? Andiamo a versare sul nostro stampo. Ok. Che bello. Io ci voleva anche un vassoio, ma in questo momento mi sono dimenticato. Lasciate un... vuoi un vassoio? Te lo cerco io. No, non fa niente. Adesso ce l'abbiamo. Cerchiamo un vassoio in cucina? Non fa niente, è giusto per far vedere. Non ti preoccupare. Va bene anche un piatto? A posto così. Okay. Allora, una volta che praticamente l'abbiamo messo... Una gentilezza unica. Andiamo a... Tu sei come il gelato. Dolce. Ok, andiamo a farlo coprire, capito? Bene. È deciso. Certo, no? Ecco, pronto. Ho acceso il piano induzione. È pronto, lo mettiamo in frigorifero. In congelatore sarebbe meglio. Congelatore, caso, sì, quanti minuti? No, qui parliamo di ore. Parliamo quindi di questo ore, è un processo che fai la mattina oppure a pranzo per la merenda, quindi ecco, minimo un paio d'ore dobbiamo tenerlo. Adesso facciamo finta che lo stiamo mettendo. Ma guarda, noi si accelera tutto. Volete vedere quanto è bravo Fabio? Okay. Magia fatta. Stesso procedimento, identico in questo caso per la pesca che abbiamo qui, quindi la tagliamo, aggiungiamo in questo caso un pochino meno di zucchero, sono 35 grammi invece dei 60, e sempre 3 grammi di pectina. Quindi andiamo a mettere sempre nel robot che andrà a scaldare 50 gradi e poi sminuzziamo il tutto e via. E rimettiamo anche questo in uno stampo. In questo caso io accendo sempre questo, lo mettiamo in uno stampo differente che ha delle forme, diciamo, rettangolari. Tu poi adesso ci stai dando delle dritte anche per... la forma e per la composizione, per fare una bella figura sempre con ospiti, sì, o se vogliamo fare una sorpresa alla propria amata o al proprio amato. E quindi potremmo usare anche tante altre forme. Assolutamente sì, ce ne sono tantissime in commercio, quindi poi spazio alla fantasia, ovviamente. Creatività. Creatività al massimo. Quindi adesso io ti faccio laviamo un attimo al volo questo cilindro, perché andiamo a fare una cosa simpatica che si può proporre sia per questo piatto che poi per uno spalmabile da mangiare tutte le merende. Allora, io ho fatto una ricerca, Fabio. Sì. Sì, adesso la sto cercando, eccola qui. Allora, la troviamo subito, ecco qui. Una domanda, sono tante domande un po' particolari. Dimmi. I giusti abbinamenti con il gelato. C'è tutto uno studio dietro, perché tu giustamente riesci a portare non solo ricerca specifica del prodotto, stagionalità, prodotto a chilometro zero, sì, tutto uno studio. Abbiamo un disciplinare a livello nazionale che Fabio ha portato avanti come un progetto molto importante. Ma brava regia, guarda che bella foto questa è bellissima, è stupenda questa foto. Il discorso è proprio questo, poi veniamo da te, possiamo inventarci qualcosa. Io volevo dare a casa altre idee del tipo, mentre noi facciamo comunque questa ricetta e la stiamo portando a termine, se io volessi fare, ecco, una cena di pesce, ok, e far morire di invidia la mia amica
Io vengo da te, prendo un gusto, facciamo un elenco di tre gusti particolari. Nel frattempo facciamo così, sì, il tempo non scorre velocemente. Ti dico, sì, in realtà, invece di andare sul classico sorbetto al limone, che oramai diciamo l'abbiamo sentito e risentito, per esempio se vieni da me, una cosa che potresti prendere è lo yogurt greco allo yuzu, che è questo agrume sempre, però è un agrume giapponese che non so se l'hai presente, è grande come un limone, un mandarino, perdonami, e ha la buccia come quella di un limone e ha un aroma, diciamo, con meno acido citrico ma molto più aromatico. Oppure, per esempio, adesso vi farò vedere, abbiamo un fico, che è l'opuntia, con cui ci andiamo a giocare un po', che io ho realizzato allo zenzero, quindi l'ho aromatizzato, quindi andiamo su un sorbetto anche con un colore molto molto particolare e con un aroma inedito, assolutamente inedito. Allora, stiamo facendo una spalmabile, una gianduia spalmabile in questo caso. Quindi ho messo 100 g di olio di semi, questa è la pasta di nocciola che potete tranquillamente acquistare dove volete. Se non la trovate, prendete delle nocciole intere, le tostate al forno a 180 gradi per 10 minuti e poi con un cutter le andate a smilozzare fino a quando diventa una pasta. Sarà un po' meno, diciamo, raffinata, però va bene lo stesso. Dopodiché utilizziamo cioccolato bianco, ok, e il fondente, che vedo a te non piace, al 72%. Prima che finisse tutto! In questo caso, quando selezionate il cioccolato, cercate sempre un cioccolato di alta qualità, non andate a prendere il primo prezzo, perché ma fa bene, un cioccolato poi, da vero? Primo prezzo, assolutamente sì, il cioccolato è ricco di polifenoli, ha delle caratteristiche eccezionali. Anche qui andiamo a scaldare il tutto a temperatura, oltre non serve oltre 50 gradi, come discorso, impostiamo, ok, e andiamo a realizzare quello che è una pasta fluida gianduia calda in questo caso. Ovviamente, attenzione, noi non abbiamo temperato il cioccolato, non so se sapete cosa vuol dire il temperaggio. Quando alcuni cioccolati presentano dei puntini bianchi è perché in questo caso c'è una destabilizzazione dei grassi del cioccolato, perché non ha subito il processo di temperaggio. Di norma, quando si fa un temperaggio, si prende il cioccolato, lo si fa salire fino tra i 45 e i 50 gradi, ok? Lo si riporta poi a temperatura meno 28 per poi riportarlo a più 32 e c'è una stabilizzazione dei grassi. Questo passaggio si fa manualmente su un piano di marmo, quindi una volta che io ho scaldato anche a microonde e sciolto il cioccolato a 45-50 gradi, verserò 2/3 su questo piano, vado a raffreddare tramite delle spatole, faccio dei movimenti, controllerò la temperatura, quando sta a 28 gradi vado a unire il cioccolato che è sul piano a quell'1/3 che mi è rimasto sulla ciotola e lì raggiungeremo la temperatura di 32 gradi e quindi avremo il temperaggio. Questo fa sì che il nostro cioccolato è assolutamente diciamo plastico, non presenta lucido e non presenterà nessuna macchia. Assolutamente. Adesso quindi non facciamo. Guarda questa, ma questa che cos'è? Questa è una pralina. Un'opera d'arte portata alla Biennale di Venezia. sì, appunto, questo è un cioccolato temperato, come vi dicevo prima, che è questa lavorazione. Non facendo questa operazione, noi come facciamo a non far destabilizzare i grassi? Manteniamo tutto a temperatura negativa, ok? Perché in quel caso i grassi non hanno possibilità di oscillare. Quindi se decido di fare con questo che sto facendo adesso uno spalmabile, adesso appoggio qui, ovviamente a temperatura ambiente con questo tipo di lavorazione presenterà dopo un po' dei punti di burro di cacao che vengono fuori. Mantenuta invece in frigorifero sarà, diciamo, perfetta. Ovviamente gli aromi cambiano leggermente facendo uno o l'altro passaggio. No! Vedete, questo è il nostro spalmabile. Che spettacolo! Okay. E poi dopo. Ma io non ho capito bene la densità. La densità, guarda, vediamo se già ci siamo. Guarda, mi prendete un attimo Fabio qui all'interno per vedere tutto il processo della nostra spalmabile, guarda. No? Te la faccio già vedere. Adesso è calda, quindi è sui 50 gradi. Anche in questo caso, che cosa facciamo? Andiamo a mettere su uno stampo. Ok. Non ci sono riuscita. Hai fatto, non hai resistito alla tentazione. Un cucchiaino, okay. Poi dopo tu, io e lo via. Devo dire questo, va bene? Allora, queste sono le gioie della vita.
Tu mi dai un prodotto stagionale, senza conservanti, senza prodotti aggiunti, che non si vende come un prodotto industriale. Senza olio di palma. Senza olio di palma. Io impazzisco. Ok, guarda, e poi puoi fare il tuo vasetto, vedi? E voilà. Ovviamente, se facessimo il temperaggio, questo potrebbe stare a temperatura ambiente a lungo tempo. Senti, ma non è che ti ho rovinato adesso la ricetta perché io... No, no, tranquilla. Te l'ho messo lì apposta per questo. Ok, abbiamo simulato i nostri tre passaggi in questo caso, no? Per far cosa? La domanda è che cosa dobbiamo fare? Adesso ti faccio soprattutto vedere. Soprattutto in sei minuti, sempre più difficile. Allora, questa è la nostra tavoletta. Come vedi, sì, Paolo, sì, va bene così, va bene così, adrenalina, va bene. Adrenalinica, guarda, ti lascio allora, lo spazio. Guarda, prendiamo, io già sono a casa, vedi, so dove sono le cose. Vedi, e ripasso qui. Vai, prendiamo praticamente la nostra tavoletta che abbiamo appena fatto e andiamo a tagliarla a cubetti. Vedi. Allora, ricordiamo il timing, congelatore quanto tempo? 3 ore. Questo può stare anche in frigo, non è necessario che sia in congelatore, però diciamo che almeno 3 ore, più tempo sta è meglio. Quindi iniziate il giorno prima a preparare. Se abbiamo temperato, temperatura ambiente, almeno il giorno prima, perché deve comunque sempre riposare. Il cioccolato deve essere lavorato sempre il giorno prima per il giorno dopo. Ma guardate la manualità di quest'uomo. Allora, e andiamo a fare la delicatezza. Tasselli. Okay. Senti, ma risultato dei mondiali dei pasticceri dell'oro? Campioni del mondo. Ma noi nella pasticceria e nella gelateria, per fortuna, diciamo la nostra, alla grande, devo dire. Quante soddisfazioni, anche qui. Ma come ci mette il cuore un italiano, no? Sì, sì, assolutamente sì. E poi, guarda, sono campionati molto... Quando facciamo le cose, le facciamo proprio con il cuore, con la passione. Non le facciamo giusto per farle o per riempire. No. E così si vede anche il nostro buon Fabio. Allora, ecco, andiamo a prendere l'altra tavoletta. Ascolta, è il gusto più strambo che c'è nel mondo. Oddio, ce ne sono diversi, eh. Allora, guarda, ti faccio vedere. Belle! Questa è la prima che abbiamo fatto, quindi la nostra gelée al mango. Quindi bellissime. Questa è la nostra forma. Vai, vai, Simone, riprendi. Dopodiché abbiamo, se la troviamo, allora, l'altra... Ok, tavoletta che è la pesca, eccola qua, che adesso facciamo la stessa operazione del gianduia, l'andiamo, proviamo questo. Quindi, doppio. Allora, andiamo sempre a tagliare a cubetti. Mm-hmm. Volendo le possiamo mettere, ecco, facciamo 3 nere e 2 bianche. O le dobbiamo fare proporzionalmente? Puoi fare quello che vuoi, è a fantasia. Ricordiamo che la fantasia è che la regola. Fantasia, cioè... Quindi ritornando alla domanda del gusto più strambo che esiste al mondo, che a te ha colpito di più? Oppure me ne dici due? Ma ce ne sono tanti. Adesso per esempio sono stato a trovare un mio collega a Senigallia poco più di un mese fa e lui aveva fatto, che Paolo Brunelli, considerato il migliore gelatiere dall'altro, aveva fatto un caffè alla Kermes con un abbinamento che, se tu dici così, sembrerebbe strano, gelato delizioso. Per esempio, quindi si può usare veramente tanto. Non in cucina, è, se osi, vieni premiato. Assolutamente. Allora, dal cilindro magico, tiriamo fuori una coppetta di gelato allo Puntia, come ti dicevo prima. C'è veramente lo screen, ragazzi, c'è un tesoro, tesoro nascosto. Allora, facciamo così. Impiattiamo, iniziamo l'impiattamento. Di impiattare, vediamo se riusciamo a disfigarci. Sì, assolutamente, allora. Tanto la regia ce li abbona 3 minuti nel semmai. Speriamo. Sì, sì. Prendiamo sì, un cucchiaino. Ce lo meritiamo, noi abbiamo aspettato un po' prima. Lo lavoriamo, lo mantechiamo un po' a mano, perché un sorbetto ha bisogno di essere, ecco, vedi, il gelato, se voi ce l'avete un po' duro, basta che lo andate un pochino a mantecare manualmente e prende quella cremosità, vedete? Perché il gelato poi è fisica e chimica. Assolutamente sì, cioè molto concetto di chimica, perché devi conoscere le proprietà chimiche di, ma questo anche la cucina ovviamente, di ogni assolutamente cibo che tu stai lavorando, e così facendo riesci a lavorarlo. Allora, in questo caso facciamo un uso del gelato abbastanza inusuale, vedete, non lo stiamo lavorando come se fosse un gelato. Guarda, mettiti proprio sotto, vicino alle girelle, che abbiamo la telecamera. Tutto ok? Lo stiamo facendo sciogliere, quindi diventa un'acqua gelata in questo caso. Un acquarello! Esatto, lo lavoriamo come se fosse un acquarello. Simone, riprendi perché è una meraviglia. Ok, tagliamo dritto qua così. Vedi?
Se tu sei un po' artista, questo è proprio rinascita, è terapeutico, perché ti calmi, crei, volete fare una cena romantica alle vostre donne e che tornano tardi e corrono. E ci siamo. E allora, tu le fai le sorprese a tua moglie, vero? Lo sai che io a casa non faccio assolutamente nulla, invece sono un pigro a casa. Perché faccio adesso tutto in gelateria. Si scioglie il mito proprio. Lo so. E lì ci vai a mettere una questa sorta è granella, di bandiera. È granella di nocciola. Quindi prendi la nocciola intera, la metti sempre in un cutter, la sminuzzi e fai una granella. E quindi in questo caso, esatto, come tutta una sorta di diga, andiamo a dividere il piatto praticamente in due parti. Ok? Uno lo lasciamo, una parte la lasciamo direttamente bianca e l'altra invece la andiamo a impiattare. Allora, prendiamo la nostra girella prima che si sciolga totalmente. Sì, sì. Regia, è vero che chiudiamo a 59? Ma anche di più, direi. Non si può, di più non si può. Quanto abbiamo ancora? Allora, un paio di minuti, allora dobbiamo mettere il poi, turbo. Poi andiamo a mettere il tassellino alla pesca. Ah, facciamo la scacchiera! La gianduia. Che bello! Facciamo una sigla, guardate la perfezione, con lo stesso coltello ha pulito il coltello prendendo il dado, uno di gianduia e uno di cioccolata fondente. Ok. Questa e è poesia, siamo. Ragazzi. Ok. Ma come ti dopodiché abbiamo il gelato da impiattare. Allora, il gelato ovviamente non l'abbiamo fatto adesso qui al volo, ma diciamo che se voi vi aiutate sempre con degli stampi, in questo caso io ho preso degli stampi a forma di puzzle. No, che belli! Cioè tu mi stai dicendo che io vengo da te, prendo il gelato, compro sempre lo stampino e mi diverto, metto il gelato nello stampino e il gioco è fatto. E poi lo tiri fuori in congelatore, lo fai stare parecchie ore, lo tiri fuori e fai la tua composizione. Voilà. Ah, che bello! Ecco qua, dopodiché potremmo anche riprendere la nostra granella di nocciola, volendo appena fare così. Guarda, scansa di equivoci, noi abbiamo la prima creazione, mi hai mandato la foto, la mandiamo in onda a Simone per piacere? Sì. Ecco qua il piatto. Che bello! Abbiamo giocato con la merenda. Senti, quindi me lo firmi? Lo firmi? Con la tua iniziale con qui? Con la mia iniziale, facciamo così, guarda. Dai! In diretta, guardate che bello! Vediamo se viene. Sì! Non viene bene però. Sì, sì, FB. FB. Grazie Fabio Bracciotti, Creme Glacé. Noi ti aspettiamo ovviamente a braccia aperte perché abbiamo preparato tanto, però oggi non abbiamo potuto mettere tutto in pratica, non abbiamo potuto, ecco qui, deliziare totalmente, ma io penso che dall'altra parte della telecamera le persone sono impazzite perché tu vedi un prodotto del genere e dici ma questa è alta pasticceria, invece si potrebbe osare. È una pasticceria facile che puoi tranquillamente replicare a casa, basta seguire i due passi che vengono indicati e mi raccomando i prodotti che scegliete, perché il motto di Fabio è materia prima di prima qualità, codice etico. Come dico sempre, quindi etica artigiana, questo è il codice, l'ABC proprio di chi lavora con Creme Glacé. Fabio Bracciotti, grazie veramente tantissimo, grazie soprattutto mille per il tuo tempo e per il vostro tempo, grazie per aver avuto tanta pazienza anche voi e averci seguito assolutamente anche in questo pomeriggio frenetico e carico di tante belle cose, storie, emozioni, sulla Purpur Me, ci vediamo anche domani, ciao!